Uomini e donne, Ida Platano si sfoga, mamma la sua storia, non giudicate. Ida Platano si sfoga e rompe il silenzio sul suo profilo social con un lungo messaggio. L'ex dama di Uomini e donne, in questi ultimi giorni, si è ritrovata più volte al centro delle critiche e delle polemiche tra i fan social della trasmissione pomeridiana di Canale 5. In tanti hanno polemizzato contro la sua scelta di andare in vacanza con il fidanzato Alessandro Vicinanza, lasciando suo figlio a casa. Al ritorno dalle vacanze, Ida ha postato un messaggio sfogo che lascia ben poco spazio all'immaginazione. Con tanto di frecciatina rivolta ai detrattori. Nel dettaglio, Ida Platano è stata una delle protagoniste indiscusse di questa edizione di Uomini e Donne, la dama ha scelto di chiudere la sua avventura nello studio del talk show pomeridiano di Canale 5 e lo ha fatto uscendo di scena assieme ad Alessandro Vicinanza. I due hanno deciso di prendere in mano le redini della loro vita sentimentale e tenersi fuori dal contesto televisivo. Pronti a vivere insieme la loro favola d'amore. E, in questi giorni, per festeggiare i primi mesi d'amore insieme, Ida e Alessandro si sono concessi la loro luna di miele di coppia a Miami. A testimoniarla è stata proprio Ida che, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato un bel po' di foto e video del suo viaggio da sogno col nuovo fidanzato. Tuttavia, non sono mancate le critiche e le polemiche da parte di fan e detrattori che sui social hanno puntato il dito contro l'ex volto di Uomini e Donne. Qualcuno ha chiesto polemico perché Ida non avesse portato in vacanza anche suo figlio Samuele, mentre qualcun altro ha iniziato a sospettare che Ida si sia fidanzata con Alessandro Vicinanza solo per potersi permettere una vita agiata. Accuse che, già in passato, Ida aveva rigettato al mittente e nel corso delle ultime ore è tornata all'attacco postando un messaggio sfogo tra le storie del suo profilo ufficiale Instagram. Che non è passato affatto inosservato. Ogni mamma ha la sua storia. Ha camminato lungo un percorso difficile, ha scritto l'ex volto di Uomini e Donne mettendo in sottofondo un video che ritrae suo figlio camminare lungo una spiaggia. Voi non conoscete le sue lotte. La sua vita, non ne sapete niente. Lei giudica se stessa tutti i giorni. Si sforza per il meglio tutti i giorni, quindi piuttosto che giudicare fatele un sorriso. Ha proseguito ancora l'ex volto di Uomini e Donne nel suo sfogo. E ricordate, prima di criticare, accusare o abusare, dovete camminare per un chilometro nelle sue scarpe. Ha chiosato Ida nel suo messaggio social. La carte să rup rândurile, că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier, că baie ploaie vând niciun curcubeu. Dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus. Oh,